وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ. È macelleria mediatica. I boia dell'ISIS, quelli per intenderci di James Foley, hanno prodotto emulatori che conoscono il valore delle immagini e a loro modo lo dimostrano in poco meno di mezz'ora di video, messo in rete ovviamente. Iconografia del martirio alla maniera integralista, facciamo prima chiarezza sui protagonisti in ordine di apparizione. Gli uomini armati in piedi sono miliziani del gruppo egiziano Ansar Bayt al-Maqdis, operativi nella penisola del Sinai, nemici del Cairo, affiliati ad Al-Qaeda nella sua galassia convulsa, si considerano alla guida di uno Stato autonomo dall'Egitto. Nel loro palmarès terrorista azioni contro obiettivi prima israeliani, all'inizio essenzialmente egiziani, negli ultimi 2 anni. I 4 uomini in ginocchio sarebbero invece spie del Mossad, uomini di etnia araba, tra i 30 e i 50 anni, accusati di aver fornito informazioni ad Israele per colpire, come è accaduto, 3 affiliati jihadisti di Ansar lo scorso 23 luglio. Eccoli, 3 miliziani uccisi, un pezzo del mondo jihadista è tutto in queste immagini, surreali, da sempre parte dell'immaginario integralista. Si scade nel macabro per creare effetto. In guerra tutto è lecito. Passata la celebrazione funebre, il video si dedica all'esecuzione. Prima però il sermone. Il boia al centro dice: Dio ci ha consigliato di non essere amici di ebrei, cristiani e di chiunque contraddica l'ordine divino. La nazione islamica si è svegliata, gli ebrei devono capirlo, per loro sarà l'inferno. Urla e slogan, poi il coltellaccio. I corpi dei 3 sono stati ritrovati mercoledì scorso. Passati per le armi, anche 65 soldati siriani di un gruppo di 200 fatti prigionieri dalle milizie dello Stato Islamico dopo la conquista della base aerea siriana di Tabqa. Gli integralisti del drappo nero li hanno fatti sfilare così, nel deserto, prima di finirli. E si teme poi anche per il destino di ben 43 caschi blu dell'ONU di nazionalità filippina sequestrati dal fronte al-Nusra sulle colline del Golan. Era già successo 1 anno e mezzo fa, sempre sulle alture. Dopo 5 giorni furono rimessi in libertà.